Il cocò. Cosa vuol dire cocò? Vuol dire connessione colmici. La storia è presto detta. Una quindicina di anni fa eravamo in un traghetto, io e Andrea Collini, il nostro patrono della Colmici. E durante il viaggio abbiamo elaborato e abbiamo concluso che anche noi in Italia dovevamo avere un oggettino per poter unire multifibra e monofilo. Li utilizzi? Effettivamente sono due. Uno lo utilizzo nelle legature e l'altro nelle protezioni. Abbiamo scoperto nel tempo che mettendo nella bobina del monofilo riusciamo a fare delle legature cocò anche monofilo con monofilo. Vedete? È un metodo furbo per avere un rinforzo certosino, ma nello stesso tempo invisibile nell'acqua. Ora veniamo nel dettaglio come utilizzare il nostro cocò. Essenziale per fare una buona legatura è registrare bene la frizione. La bellezza è questa. Si riesce a tessere il multifibra sul monofilo. A questo punto, dopo aver fatto circa un 7-8 cm di rinforzo, ritorneremo nella parte opposta. Arrivati in fondo, realizziamo due mezzi colli a chiusura. E la nostra protezione è pronta. Il primo utilizzo del cocò fu quello di unire la lenza madre ad un terminale. La lenza madre potrebbe essere di monofilo oppure di multifibra. Sicuramente un oggetto che ha fatto la differenza negli anni. Utile, facile, intuitivo e comodo. Ma prima di salutarvi, serve opportuno ricordare che Cocò è un prodotto esclusivamente Colmici. Cocò Connection, e sei protagonista.